Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per fare qualcosa. Letteralmente, una hard mod con un personaggio casuale. Vai. Ed è Kaino. L'abbiamo già fatta di recente, la rifaccio? Non lo so, sono insicuro. Mettiamo nel frattempo la Missing HD. Scusate, sito per questa età QJMD. XDR9 Missing HD, che in realtà rimane un attimo nella Missing HD mi aiuta, cioè a permetterla, perché mi permette di ragionare sul discorso che devo fare. In ogni caso, Kain, vaffanculo fuoco, mi sono avvicinato per spegnerti e mi hai fatto danno. Kaino, personaggio con danno aumentato in confronto al normale, tiers normali, range un po' più basso del normale, la lacca aumentata è la sua caratteristica principale. Fuffa. E nient'altro, sì, letteralmente nient'altro di particolare. Ha anche la paperclip che gli permette di... come si dice, non mi viene il termine? Si è attivato l'effetto di questo dell'oggettino che ho preso prima, adesso vi dico. La paperclip che gli permette tranquillamente di poter ogni tanto, cioè di poter aprire le chest senza pagare. L'oggetto che ho preso invece sono i calcoli, tipo, non mi ricordo il nome, però vabbè, mettiamola così. È un calcolo, non è una cosa bella. Cosa fa questo oggettino che ho preso? Quando ogni tot, credo che sia basato sulla luck, mi permette di avere un colpo caricato o di caricare un colpo, non so come si possa definire. E quando io lo mollo, il tale colpo. Ok, apriamo anche sta chest, ne valsa la pena, 11 centesimi e una luck up. Quando io sparo quel colpo, il primo colpo che sparo, prima di tutto, perfora i nemici. Poi gli sparo altri colpi a una velocità veramente alta, come avete potuto tranquillamente notare, con uno di tiers, che sono le tiers che vi dà, come si chiama? Uno di tiers fino a tornare ai tiers normali, sono le tiers che vi ti dà il grandissimo oggetto che odiano tutti, che è... non mi viene il termine perché sono un coglione. Soy Milk, ok, perfetto. Kaino ha anche l'effetto che è metà blindfolded, cioè non può vedere da una parte, da un occhio. Quindi ciò significa che ha soltanto, cioè tutti quei cosi che si basano su tipo uno dei due occhi spara una lacrima più potente. Ecco, con Kaino si basano tutti su fortuna, va bene? Primo oggetto, niente di troppo OP, un oggetto buono perché il cubo di carne è buono, non è OP ma buono. Spero in centesimi, infatti, li ho ottenuti. L'idea era quella perché ho già 12 centesimi e posso entrare tranquillamente nel negozio per poter raccogliere l'oggettino o uno dei due oggetti che c'è di sicuro. Quindi bene, bene, bene. Vediamo. L'oggetto in realtà non è male. Sì, lo prendo, Jar of Flies, mi permette ogni volta che uccido un nemico di metterlo praticamente in questa giara. Ok? Non è propriamente così. Però riempie questa giara di mosche con una mosca. Quella mosca ovviamente si può evocare premendo il tasto spazio. Ovviamente otterrete una mosca, non c'è molto da dire, però le mosche fanno il doppio del nostro danno, quindi non sono di certo una cosa brutta. Ecco, anzi. È un oggettino niente male che secondo me può valer la pena prendere. Perché già per farvi capire ho ottenuto 10 mosche che posso utilizzare adesso, far molto danno alla stanza. Ovviamente i nemici uccisi dalle mosche evocate dall'oggetto non contano come evocazione, cioè non vengono riutilizzati per le mosche stesse. Ciò se no sarebbe barato, eh. Vabbè, non ci vuole tanto a capirlo. Era un po' ovvio, però volevo spiegarlo magari. Così serviva. In ogni caso, sto registrando questo video da mentre è iniziata la scuola, il periodo scolastico, ragazzotti. Come va? Dovrebbe essere per voi tipo in realtà questo lunedì prossimo, questo video, se non erro. Quindi è un po' bella la vita. Perks, ok, sarebbe stata utile in altri piani. Quindi lunedì prossimo voi vedrete questo video. Io ho appena iniziato la scuola. Secondo questo video, però in realtà è passata già una settimana. La vita è strana. No, posso prendere quella cesta gratis e mi dà anche una chiave extra. Stavo per prendermi un danno intero stupido. Perché quello era un danno intero stupido.
Diciamo così, magari non si passano, non si scambiano a vicenda. Ecco, esatto. Una carta, va bene, grazie. Facciamo anche così perché non lo so, mi ispira. È Justice, che usiamo subito. Raccogliamoci il cuore, prendiamo le 20 monete, le piazziamo. Dammi la The Magician. Entriamo qua dentro. Andiamo a usare, cioè, nessuna chiave perché è gratis. Apriamo questa chest e ottiene Steven, che è un damage up. Non male. Funziona anche con le mosche perché aumenta il danno che possono esse fare. Sono io a incasinato un pochettino. Posso entrare nel negozio gratis. Prendermi un oggetto. O un qualcosa gratis comunque. Entro nel negozio. Sì, la prendo perché preferisco portarmi paperclip e non ho più problemi di Curse of the. Vabbè, quella che mi diminuisce la vista, non mi viene il termine. Non male, assolutamente non male come cosa. Riprendiamo questo paperclip, andiamo qua a sinistra. Aia, ovvio. Vabbè, ho fatto bene a comprarmi la roba. A te ti posso aprire gratis, ma ovviamente non contieni nulla. Ti voglio bene, gioco, quando mi fai sti scherzi. Adoro il gioco quando mi fa sti scherzoni. Perché vedo tipo qualcosa. Ah, ok. Non so perché, ma mi ha dato. Cioè, mi dava un messaggio sulla mail non importante. Me lo segnava come importante. Non capisco il perché. Ho preso un danno stupido perché volevo ucciderli in altro modo. Yeee. Va bene. Non sono entrato nella stanza del tesoro, giusto? Giusto. Ciò significa che ci devo entrare prossimamente. Dai, andate mie mosche. Doppio monstro, dropperà dei cuori rossi se non erro questa versione. Quindi va bene, ho preso un danno intero. Maledizione. Ogni tanto, sì, il mostro, cioè l'ho par parlato di recente anche in un recente episodio scorso. Però un mostro, questa da quando è passato in Afterbirth, ogni tanto ha un colpo che fa un danno intero e a volte no. Non so perché, non me lo chiedete, però andiamo avanti così. Lunch. Vabbè, mi offri uno che oggettivamente credo che sia l'oggetto più utile per potersi assicurare un potenziamento futuro, che è questo, che prendo subito. Questa è una power pill che posso utilizzare per darmela sui cosiddetti, visto che è inutile. Adesso abbiamo sempre il patto con Satana. Cioè, presente, sempre. Non avremo mai più problemi col patto con Satana, ragazzi. Yay. Ma la stanza del tesoro. Cioè, la stanza del tesoro io l'ho trovata, ecco. La risposta era no. Perché veramente non la trovavo. Ma va bene così. Facciamo cos'è? Raccogliamo questa chiave. Prendiamo questo. È Super Meat Boy Super Fan. HP Up o Stats Up. Non aumenta le tirs a quanto pare. O forse le aumenta e semplicemente mi segnava 9 perché era. Perché la vita è bella. Possibile anche questo. In ogni caso, abbiamo ottenuto tutto, possiamo proseguire. Una buona dose di oggetti. E di oggetti neanche troppo malvagi. Abbiamo relativamente abbastanza consumabili. Vorrei avere più tiers, molte più tiers. Però riusciamo un po' a cavarcela con il Kidney Bean. Kidney Bean si chiamava. Ok, perfetto. Sono riuscito a ricordarmelo. Kidney Bean. In ogni caso, Curse of the Blind, perfetto. Ciò significa che il primo patto con Satana che avremo non sarà di certo utile per noi. Preso danno intero, però me ne devo un po' fregare perché tanto non mi leva il patto con Satana e danno intero, però mi rompe le palle perché adesso sono soltanto a un cuore di vita e se mi colpiscono questi posso morire in un colpo. Perché sono fastidiosi in culo. Neanche non nel culo, cioè proprio sono fastidiosi e basta. Oh, muori, grazie. Vorrei fare un discorso. Però sto pensando a come rendere meglio la run, quindi non mi viene nulla. Ah, ragazzotti, bene. Il primo giorno di scuola, parliamone perché l'ho già vissuto, quindi posso dirlo tranquillamente. Il primo giorno di scuola, ragazzi. Come vi è andato? Di sicuro a molti di voi sarà andato. Però, beh, io sinceramente, nella speranza che i miei prof non guardino i miei video, ne parlerò. Anche se, vabbè, non devo lamentarmi di nulla, normale, primo giorno di scuola anche, prendiamolo. Ok, mi aumenta il danno, moltiplicatore forse, vabbè, sparo dei colpi che allontanano di più i nemici, non male. In ogni caso, primo giorno di scuola, come sempre, è andato bene, così si faceva poco, abbiamo incontrato i nuovi professori perché la mia prof di matematica è andata in pensione l'anno scorso, quindi faceva sia matematica che fisica. Quindi quest'anno giustamente
bisognava, cioè hanno dovuto mettere per forza dei sostituti. Essendo io in quinta superiore non posso apprezzare la cosa mai e poi mai, perché preferivo mantenermi la mia prof di matematica sempre uguale, visto che in quinta si conosceva dalla prima, sapete. È conveniente per il semplice fatto che ti conosce dalla prima, non hai bisogno di iniziare un rapporto in quinta, che magari ti trovi scontento di questa prof perché non la conosci, non conosci il metodo, in questo caso dei prof. E cioè, ovviamente è sempre meglio essere sicuri su una cosa che doverla per forza, che ne so, come si suol dire, essere sicuri di una cosa che cambiarla. In questo caso la sicurezza è meglio di misterioso, boh, misterioso forse, ecco. Cioè, almeno quanto è nella mia idea, io preferisco di certo essere sicuro quanto riguarda le prof. Perché ho usato pestilenza lì? Perché stava per uccidermi? Ti prego, finisci, creep del cavolo. Vai, creep non mi può uccidere in teoria. Però lui sì, male. Ok, allora, ball of. Secondo livello di cubo di carne. Ecco. Cosa mi dai di bello? Proviamo a prenderlo a tame. E Guppy Scholar. Ok, posso ritornare in vita. Preferito fare così, perché costano tutti e due uno. Se no, non l'avrei mai fatto. Negozio non è sfruttabile, quindi evito di entrarci. Va bene. Comunque, sta di fatto che non sono molto contento del fatto di aver cambiato prof. Non per i prof di per sé, vi parlerò fra pochino. Proviamola. Sono gratis per giunta. Non, cioè, fammi ritornare in vita. Ti ringrazio. Salve. Dammi questo mezzo cuore. Era una morte di merda, sinceramente, perché non mi aveva dato neanche nulla la stanza. Grazie, gioco. Ti voglio bene che sei stato così comprensivo. In ogni caso, cioè, qualsiasi cosa, preferivo comunque rimanere con la mia vecchia prof. Però, se lei doveva andare in pensione, per motivi molto validi, che più con la discussione italiana, potrebbe cambiare la legge in qualsiasi momento perché l'Italia è una merda. Chiusa parentesi. Lei è andata in pensione e fuffa, abbiamo due nuovi prof. Tutto normale. Ok, il prof di matematica, la prof di matematica mi è sembrata tranquilla. Per quanto forse magari interrogerà più della mia vecchia prof, non lo so, lo scoprirò soltanto andando a scuola, non è che posso parlarne adesso così. Però vabbè, niente su cui non mi ci posso abituare, visto che pensavo già quest'anno di studiare in modo estremamente assiduo. In ogni caso, quello che un po' mi preoccupa è il nuovo prof, che non abbiamo in matematica ma in fisica. Perché in fisica abbiamo, cioè perché noi abbiamo due prof separati per matematica e fisica. Per una scientifica di solito così non è normale, siano prof, cioè sia lo stesso prof sia in matematica che in fisica, però in questo caso per problemi di orario con i prof, con le cattedre, di sicuro hanno preferito utilizzare questa, non scappatoia, ma questa idea. E non mi dico nulla perché va bene così, dai. Può andare. Riesco a sopportarlo. Comunque, mentre la prof di matematica, stavo cercando di dire, mi è sembrata simpatica. L'altro prof lo conoscevamo. Non l'avevamo più da un bel po' di tempo, però comunque lo conoscevamo quantomeno. Dio mio. Dio mio, mi stavo suicidando talmente per parlarne. Ecco. Prendo Bogo Bombs perché l'altro oggetto con questo oggettino è inutile. Come posso parlarne? Non ho idea, non ne ho semplicemente idea. Mi dai per caso qualcosa di extra? No. Te ti prendi un po' di roba, dai. Te le do fino a che non ne ho 5. Cioè, primo giorno di scuola, l'unico, eh. Ha iniziato a spiegare. Allora, io non detesto le spiegazioni, io capisco perfettamente le spiegazioni ed è giusto spiegare anche. Cioè, la mia scorsa prof di matematica spiegava il primo giorno di scuola, ma non così tanto. Allora. Cioè, il primo giorno di scuola lo vedi che non abbiamo molta voglia di fare nulla. Non ti dico di perdere il tempo, ma perché è inutile perdere il tempo? Ma fai come ha fatto la mia scorsa prof, molto tranquillamente. La mia scorsa prof cosa aveva fatto? Aveva cominciato a spiegare a grandi linee il programma e a ripassare quello dell'anno scorso, perché sapeva che intanto il primo giorno di scuola chiederci di seguire significava bestemmiare. Ecco, dai va. L'aveva capito la mia scorsa prof, e lei era molto più severa. Sedicente sta di fatto che c'è stata sta prima lezione comunque, che
Ehi, sì, compresa, sì, ero presente. Non te la saprei mai ripetere perché, cioè, non me la ricorderei mai bene, 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 come me l'avrei ricordata con l'altra prof. Perché oggettivamente era... Cioè, primo giorno di scuola non mi puoi chiedere di seguire in modo troppo assiduo, veramente. Non perché non voglia, perché quando uno arriva a scuola con l'idea devo studiare, segue. Però quando uno va a scuola con l'idea devo studiare, ma no grazie, cioè, non mi chiedere così tanto nella mia piccola vita. Non riesce a seguire. Ora vedo di fare una furbata, perché in teoria dovrebbe funzionare, adesso non mi ricordo. Ho preso il Dark Mom. Perché ho preso il Dark Mom? Perché il prossimo piano tengo un cuore rosso. Però se non erro, quando io non ho cuori rossi, il letto dovrebbe riportarmi a tre cuori di fede. Almeno darmi tre cuori di fede. Vediamo un po'. Mi sembra di sì, perché mi ha fatto già sdraiare. E infatti mi ha dato tre cuori di fede. Grazie, letto. Grazie tante. Sono contento. Quindi, la critica che vorrei dire è: cosa fate voi il primo giorno scolastico? Se fate scuola, oppure quando facevate scuola? Cosa fate di solito? Ditemi tranquillamente, perché mi piacerebbe tanto saperlo, dai. È comunque una cosa che mi interessa, giusto per creare un pochettino di discussione. Mi rendo conto, c'è gente che urla fuori dalla tipo la mia vita. C'è gente che urla, non capisco da dove perché ho le cuffie purtroppo, quindi. Ah, è per dire. Cioè, grazie per il tier sub, finalmente. Per dire, conta anche se che non vi piace come mi ha gestito il primo giorno di scuola. A me, di solito, non mi lamento. Io non sono una persona che si lamenta tantissimo. Soprattutto nella scuola. Cioè, mi lamento, sì, ma non esageratamente. Perché intanto penso che la devo fare, quindi la faccio. Mi metto l'anima in pace. Soprattutto quest'anno, lo ripeto, perché gli anni scorsi mi lamentavo anche di più. Della semplice discussione. Ah, la faccio, la devo fare. Uffa, che palle, la devo fare. Ecco, più di così. Mi lamentavo molto gli anni scorsi. Quest'anno ho detto, non mi lamenterò. Studierò, spererò bene. Però voi c'è qualcosa di cui volete lamentarvi in particolare? Cioè, per dire, io mi posso. Vabbè, l'unica cosa di cui mi posso lamentare è che non riguardi le lezioni, perché le lezioni alla fine ognuno sa se gestisce come vuole. Filosofia è una figata. Ok, fine. Da me, filosofia mi piacerà sempre. Comunque, sta di fatto che l'unica cosa che mi posso lamentare è che ogni tanto da noi, nel bagno, cioè spariscono le porte. Nella mia scuola ogni tanto così spariscono le porte. Perché sì, perché fa bello. Perché se non fai sparire le porte della scuola, cioè non sei nessuno. No, non so per quale motivo logico ogni tanto spariscono le porte. Però ogni tanto spariscono le porte. Cioè, è strana. Come cosa, estremamente strana, però succede. Quella è una cosa di cui mi lamenterei volentieri perché io sono un pochettino timido. Non mi piace. Non mi piace farla con le. Crickets Body. Mi diminuisce il range, però le mie lacrime si dividono in altre lacrime che fanno così più danno. Non male. In ogni caso, io di solito. Sapete, non sono una persona così libertina. Non mi piace farlo all'aria. Ecco. Capite il concetto? Molto semplice. Ecco. Comprendete e capite le parole senza che devo specificare. Non. Per quanto riguarda solo il bagno dei maschi, comunque da noi, almeno per far passare un po' meno problemi, perché se era quello anche delle donne, cioè sarebbe stato un problemino più grave ancora. E già non è normale che sono nel bagno dei uomini, ma chiudo le porte, però ancora nelle donne, cioè era ancora peggio come cosa, secondo me. In ogni caso, sono riusciti a finire questo piano, parlando di queste cose, possiamo andare. Prendiamo Razor Blade, useless, vai. Speravo in qualcosa di utile nei due, però a quanto pare nulla. Ah, vai, vai, tesoro mio caro. Vai, raccogli. C'è anche questo per te. Ah, ho già fatto. No, ho già fatto quello che volevo fare in realtà. Quindi possiamo scendere. Bello volare, bello tutto. Vorrei avere lacrime penetrative. Ancora Curse of the Blind. Ma seriamente? Tu mi droppi almeno sicuro un cuore di fede. Perfetto. Però comunque. Queste sono le cose di cui mi posso lamentare tranquillamente della mia scuola ora come ora. Oh, era rallentato. Cioè, ho rischiato tanto perché era rallentato. Va bene. Rallentato dal mio colpo che ogni tanto mi dà Little Gish. Cioè, che ogni tanto fa Little Gish che rallenta i nemici. Con le lacrime penetrative sarei un pochettino più sicuro perché le mie lacrime adesso spostano via i nemici, ok? Spostano
Spostando via i nemici ogni tanto non mi permettono di fare tutto il danno che vorrei. Mentre invece se per caso le mie lacrime smettessero di essere col knockback, ma avessero penetrazione avversaria come la prima lacrima di questa sfilza, beh, sarei di certo favorito. Proviamo ad entrare qua dentro. Cosa c'è di bello? Un cavolo! Ma quanto è bella la vita, vai. Inutilità. Dai, dammi dei centesimi. Ok, oggi andiamo da delle. No, da normale perché non siamo abbastanza forti. Ed è vera come cosa, perché non siamo messi benissimo. In ogni caso, continuando a parlare della partita, proseguiamo. Secondo me, questa partita potrebbe arrivare con un po' di fortuna, comunque non solo da Delemb, ma in qualsiasi parte essa vuole. Il problema è che non mi fido, perché basta veramente poco, anzi, per non rendere, cioè per rendere questa partita una morte sicura, non trovare un po' di tiers up in questa stanza del tesoro, non trovare potenziamenti al danno così da poter sopperire al tiers up. Ecco, bastano una di queste due cose, non ci vuole tanto per poter rendere una partita come questa, che sembra buona, completamente fallita. Almeno, quantomeno, ho una possibilità con i patti con Satana di renderla utile. E mi piacerebbe, anzi, trovare Judas Shadow adesso in un patto con Satana. Cioè, adesso, proprio adesso, no. Magari Brimstone e Judas Shadow, adesso, insieme. Perché prenderei prima il Brimstone, poi mi suiciderei con Judas Shadow e avrei un Brimstone con il danno di Judas Shadow che è altissimo. Avrei un Brimstone veramente potente. Sopra i 9000 o gli 8000 se non erro, che nell'originale è 8000. Sono in inglese tipo 9000, non si sa perché, però funziona così. Bat Bombs, va bene, oggettino inutile. Perché dico oggettino inutile? Perché è un oggettino inutile. Cosa fa Bat Bombs esatteramente? Mi dà 5 bombe, le quali, quando io uso una bomba, semplicemente hanno un effetto un po' extra. Queste bombe faranno danno a tutta la stanza, quindi non hanno niente di che. Bogo Bombs comunque mi ha riempito di bombe. Già, posso entrare nel negozio, posso tranquillamente entrare nel negozio, anzi, sottolineo. Ho un cuore eterno. Li prendo subito in questo piano e non mi lascio anche se vorrei suicidarmi. Perché intanto non cambia nulla prenderli dopo, prima. Non posso andare nel resto del piano. Un oggetto che è placebo, che fa l'effetto delle pillole. Charge Baby ogni tanto mi dà l'effetto, cioè mi dà una batteria. Blocca la stanza. Spero più che altro che bloccherà la stanza in questo caso, visto che non ho bisogno di effetto delle batterie. Cioè, non ho bisogno di batterie. Sì. Vediamo cosa mi dà di buono. Niente. Ok, ho un cubo di carne comunque a livelli alti. Ciò mi fa fare un danno statisticamente più alto, perché il cubo di carne è buono a far danno corpo a corpo, quantomeno. Veramente uno tra i migliori oggetti per il danno corpo a corpo. Secondo a Sacrificial Dagger e basta, se non erro. Almeno la mia capacità di giudizio mi ha sempre detto questo. Il negativo, credo che fosse dall'altro lato. Vabbè, fa nulla, andremo da Delemb. Anche se non è la partita da Delemb. Cioè, in realtà se muoio non andremo da nessuna parte, per essere precisi. Ma ok. Testa di Krampus è esattamente peggio dell'altra cosa. Anche se fa doppio effetto, quindi no, non l'ho preso, vero? Perché, beh, testa di Krampus fa poco danno. Shotta soltanto un boss. In altro caso non è utile. Mi sto sistemando perché sì. Spero tanto che funzioni bene questo nuovo sistema di registrazione. Sto registrando la sera oggi con poca luce. Mi chiedo scusa se mi si vede poco. Dovrei, ecco, una delle cose che dovrei prendermi in futuro, se mai farò altri acquisti per il canale, che sicuramente potenziamento del PC, per quello lo farei in ogni caso, non è, diciamo, proprio, cioè, definirlo per il canale sarebbe mentire, perché lo faccio per me, non faccio per voi, cioè lo dico tranquillamente. Se potenzio il PC non lo faccio di certo per voi, lo faccio per giocare io. In ogni caso, a meno che non ci siano appunto potenziamenti di questo genere in futuro, non credo che farò molto altro. Ho già un discreto armamentario che mi permette di godermi tranquillamente qualsiasi cosa io possa volere. Ecco. In ogni caso, uccidiamo questi nemici tranquillamente, perché tanto sono tranquilli da uccidere. E proseguiamo. Sono un po' stanco oggi. È sera. Beh,
giorno a scuola, cazzate varie, è normale che sia stanco. Parliamo di un pochettino di cose strane per concludere, cioè cose strane da parlare su un video di YouTube, ovviamente. Cose strane per me non lo sono, poi potete dirmi la vostra opinione quando meglio preferite. Cioè, libri, voi leggete? Se sì, quanto? Se sì, quanto e cosa? Io, vabbè, si sa già, io l'ho detto in più video, io leggo molto, leggo di tutto, ma oggi mai ho voglia, questo lo dico oggi. Cavolo, quest'estate mi ci sono fossilizzato su quel maledetto libro e vi giuro è il libro più noioso che abbia mai letto. Riconosco perché sia un buon libro, N non fraintendete, non è il mio genere, mai. Mai. Cioè, non mi piace mai. Cioè, io non ho genere, mi piace quasi tutto. Il fatto è che quasi tutto ritiene proprio roba che non sia come quel libro, non saprei neanche definirlo, proprio non mi piace il racconto di per sé, la trama trattata mi annoia, ecco. Non perché sia realista, a me piacciono i libri anche realisti, ma forse perché è proprio un paesino. Cioè, è quello il fatto, è un paesino e quindi per quello, cioè, lo trovo ancora più noioso di quanto possa essere stato se fosse stato in una città, per dirvi. Mi sarebbe piaciuto di più, non, cioè, senza le tante. Quante volte ho detto c'è questa frase? Senza le tante chiacchiere, che ovviamente sono presenti in un paesino, e lo so per certo anche io che sono presenti in un paesino. Perché. Salve. Buon salve, anzi, oserei dire. Aumento di danno numero 1. Ok, tre cuori neri. Aumento di danno numero 2. E lacrime penetrative. Cosa volevo? Le lacrime penetrative. Cosa mi ha dato il gioco? Le lacrime penetrative. Ti voglio bene, gioco. Ti voglio tanto bene quando tu mi ascolti. Quando tu mi ascolti, sei veramente un bel gioco. Dai, cosa mi dai di bello? Ok, un nemico, va bene, capisco. Cosa mi dai tu di bello? Esplosi, diarrea. Typhoon Pierce. Va bene. Andiamocene. Comunque sono riuscito a ottenere qualcosa di utile. E qua potrei ottenere anche un altro HP up. Sapete? Di solito droppa HP up sto coso, se non li droppi proprio oggi sei uno stronzo. Infatti, breakfast, grazie. Oh, ora che ho le lacrime penetrative sono molto più tranquillo. Nell'arco della partita dovrei soffrire molto meno quello che mi manda contro il gioco. Sto tenendo il colpo per il boss. Perché The Fallen, che mi darà un altro oggetto del patto con Satana, lo soffrirà tantissimo sto colpo. Infatti. Ed è il Book of Belial. Book of Belial, che no, purtroppo, mi dispiace Book of Belial, ci hai provato, volevo venire con me, però non sei di mio gradimento in codesto, in cotale momento, anzi oserei dire. Comunque, vorrei parlare di una cosa di recente. Allora, io possiedo da relativamente poco un gioco che è di Capitan Corea, che è della serie Capitan Corea. Sappiamo tutti a cui mi sto riferendo, spero. Se non lo sapete, chiedetemelo nei commenti che vi passerò tutti i link di sorta per farvi capire a chi mi sto riferendo. Capitan Corea, questo è il gioco che lui, cioè, che lui ama di più, credo. Non lo so, però comunque sta di fatto che in cui è stato soprannominato Capitan Corea. Va bene? Ed è Cook Save Delicious. Va bene? Cook Save Delicious. Io ho sempre pensato, finché non ho potuto prenderlo con l'Amlin Bundle di questo scorso mese, adesso non ricordo, un vuoto di memoria. Comunque, ho sempre pensato, no, è troppo complesso, non è mai e poi mai il genere mio. Infatti ho evitato di prenderlo per tutto questo tempo perché pensavo appunto non è il mio genere. Minchia che spettacolo di gioco. Allora, non ci sono per nulla bravo, un giorno vi farò vedere. Un giorno sicuro vi faccio vedere, inizio qualcosa da capo e vi faccio vedere. Però cavolo, è spettacolare come gioco. Poche volte nell'arco della mia vita videoludica ho detto, ah che dolore, però continuo a giocarci perché sì. Oh, salve. Mi hai ucciso. Mi fai riportare in vita? Grazie, gioco, ti voglio bene. Però come cavolo me la passo adesso io sta parte? Con un solo modo, aspettiamo che si attivi l'effetto, grazie. Fammi andare sotto, fammi andare qua, fammi fare questo. Fammi shottare i tuoi occhi, fammi sperare.
che anche le mie 6 mosche ti facciano male. Fammi sperare, mortacci tua. Stavo dicendo che Cook Serve Delicious è un bel gioco. Quanto è durato l'episodio? Scopriamolo subito con la 30 minuti esatti, per cui non posso continuare, perché ho sempre detto che ho sempre detto che 30 minuti erano il mio limite. Peccato, era una buona run, forse devo farmi altre stanze. Sono stato stupido la prima volta io, perché non ho sfruttato bene il fattore di poter sparare in via tutte le lacrime e mi sono incasinato. Poi ho incasinato un altro punto. Forse dovrei alzarmi. Ve lo spiego subito, per così almeno imparate dai miei errori. L'altro errore che ho fatto è stato quello che, dopo aver preso danno, sono andato un poco in panico e non ho tenuto bene le distanze, rallentando in parte le lacrime e in parte no. Invece avrei dovuto rallentarle tutte o non rallentarle, così non riuscivo invece ad avere libertà di spazio e prendevo altri danni. L'ultimo punto l'ho giocata bene, dovevo semplicemente evitare il colpo. Cazzata mia, sono un coglione. Quindi io direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace, qua da me è tutto, ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video, ciao!